Cari amici, siamo in compagnia del vice sindaco assessore Nardo Piscitelli. Tanto Buonasera. buonasera. Ecco, siamo qui perché vuole replicare ad un articolo nella quale si è detto della scarsa presenza di Canosa nel GAL. Ecco, come mai? Beh, non È c'è uno scarso. vero, innanzitutto è vero questo? Assolutamente no, non c'è scarsa presenza, anzi, gli unici due sindaci che sono presenti nel consiglio di amministrazione del GAL, manco a farlo apposta, sono il sindaco Ernesto La Salvia di Canosa ed il sindaco di Poggiorsini Armienti. Tutte le altre rappresentanze sono di aziende private, perché in riferimento a quelle che sono le compartecipazioni societarie all'interno del nuovo GAL, sono più i privati che le amministrazioni comunali, perché chiaramente i privati sono quelli, gli attori principali del territorio e quelli che devono investire sul territorio. Manco a farlo apposta, gli unici due sindaci rappresentanti del Consiglio del CDA del GAL sono Ernesto La Salvia di Canosa ed Armienti, il sindaco di Poggiorsini. Quindi massima rappresentanza di Canosa per quanto riguarda il sindaco Ernesto La Salvia. Tutti gli altri sono privati. Ecco, vuole aggiungere qualcos'altro Ma in sicuramente merito sì. agli attacchi che lei ha ricevuto? Gli attacchi che ho ricevuto, posso dirle che in riferimento a quelli che sono i disposti dei regolamenti, ma soprattutto le normative regionali, che ha cambiato completamente quello che è l'assetto amministrativo del GAL, Murgiappiù, che ci compete nei sei comuni che lo compongono. Adesso la rappresentanza è più dei privati e a Canosa purtroppo non ci sono stati privati che ne hanno fatto richiesta. Io mi sono dovuto, tra virgolette, sostituire alla rappresentanza dei privati nella qualità di singolo cittadino e di impresa di rappresentare alcuni settori del privato. Se ci fossero state richieste in tempo utile da parte dei privati alla compartecipazione al comparto societario del GAL, sicuramente il GAL non avrebbe avuto problemi. Però vi è un aspetto fondamentale da chiarire. Quale? È chiaro che in una trasformazione di quella che è il comparto societario del GAL dal vecchio sistema al nuovo, dove il 51% è rappresentato dai privati, vi è una composizione diversa e quindi una complicazione sotto l'aspetto procedurale dell'atto costitutivo. Si è preferito, almeno il GAL ha preferito, semplificare le procedure perché altrimenti avrebbe avuto delle complicanze nel trasferimento di quella che è la percentuale della partecipazione societaria del vecchio GAL al nuovo GAL, quindi concessione di quote, acquisizione di quote, quindi ci sarebbe stato veramente un problema enorme, quindi ha scelto in una costruzione di un nu nuovo comparto societario attraverso una semplificazione amministrativa al fine di avviare immediatamente le procedure con l'approvazione della Regione Puglia del nuovo assetto societario. Ecco. È chiaro che non vi saranno veti nella compartecipazione dei privati che di Canosa vogliono partecipare. Io ho avuto l'assicurazione da parte del GAL nella qualità di cittadino, nella qualità di socio e attenzione, facciamo una differenza di quella che è l'attività amministrativa a quella che è l'attività imprenditoriale che ognuno di noi ha. Quindi bisogna separare, si fa molta confusione sul essere amministratore cittadino rispetto a quella che è un'attività privata. Io ho inteso partecipare come attività privata alla quota societaria del GAL, ma non è che sono un privilegiato. Chi partecipa finanzia il GAL. Non è uno privilegiato. Io non ho nessun problema a chiunque volesse partecipare nella qualità di privato, accedere alla mia quota personale a qualsiasi soggetto. L'ho fatto soltanto perché, sul principio che non c'era nessuna società che ne aveva fatto richiesta in tempo utile a partecipare alla quota Ecco, ma è stata societaria dei informata la privati. cittadinanza? La cittadinanza è stata informata, vi sono state tre pubblicazioni, una da parte del GAL che è il soggetto abilitato a pubblicare attraverso chiaramente i canali previsti dalla tracciabilità di comunicazione dell'albo pretorio, così come lo ha fatto nel mese di ottobre 2016 anche il Comune di Canosa.
Perfetto. nella qualità, oltre ad aver, diciamo, pubblicizzato negli organi ufficiali, che è l'albo pretorio, e non certamente, diciamo, necessariamente la Gazzetta del Mezzogiorno o altri sistemi di comunicazione. Noi li abbiamo fatti in altre circostanze, ma spesso e volentieri, vedi l'ultimo caso, Vinitaly a Verona, che si parte il 7-8, abbiamo fatto pubblicazione sull'Albo Pretorio, Infatti abbiamo pubblicato anche. sulla Terra del Sole, sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Oggi, data di scadenza di presentazione richieste, nessuna azienda ha aderito alla partecipazione. Dove il comune paga il pullman, loro devono pagare soltanto il pernottamento all'albergo, e nonostante tutte le imprese di Canossa sono assenti. Uno degli aspetti fondamentali dell'assenza è quando, certamente in un momento di crisi, le aziende hanno difficoltà a finanziarsi o a autofinanziarsi. Le procedure di partecipazione ad alcuni bandi del GAL, il mio, sono stato attaccato su questo benedetto B&B che ho costruito, dove vi è stata una serie di menzogne, dove io dicevo ho percepito 100.000 euro giù di lì. Non ho percepito nessun 100.000 euro, ma appena 39.000 euro. Sono certamente un buon Cosa che ce l'ha finanziamento, scritto? ma ne ho spesi ben 150.000 euro. Ho investito su Canosa, potevo investire altrove. Sono l'ultimo della graduatoria. Non ho anticipato nessuno, ma probabilmente qualcuno avrebbe preferito che i soldi andassero a finire da capo a Bruxelles per favorire, non lo so, l'Albania, la Spagna o qualche altra. Diciamo Stato d'Italia dove qualcuno potrebbe avere degli interessi. Questa ne è la dimostrazione, il documento ufficiale di accredito, mi scusi. Sono atti ufficiali di cui non ho nessun problema, però consentitemi, cioè io non preferisco di parlare di me, di parlare di fatti personali, ma preferisco di parlare della città. Questa è Parliamo una di politica città. molto bassa di politichese, di soggetti che probabilmente mirano a gestire il comune di Canosa, però se volano così basso non lo so dove potrebbero arrivare. Volevo sottolineare alcuni punti importanti di quello che questa amministrazione ha voluto sviluppare in questi anni. Uno dei primi aspetti è la salvaguardia del territorio, ma soprattutto lo sviluppo economico del territorio, attraverso finalmente, dopo 12 anni, la Costituzione di una nuova area industriale, anzi direi l'unica area industriale di Canosa a distanza di 18, di 12 anni, che è la famosa D2, l'area che parte sulla strada 93 Canosa Loconia, quasi di fronte alla cooperativa De Gasperi. Lì ormai è pronta quell'area con le opere primarie e secondarie, dove tutte le imprese, sia agroalimentari che industriali, possono insediarsi. L'area pronta è un'area che ha usufruito di un finanziamento di circa 3 milioni di euro, è disponibile. A 12 anni di distanza ci siamo permessi di ultimare quest'opera, iniziata a dir vero da precedenti amministrazioni, che noi abbiamo finalmente completato. Un altro aspetto fondamentale è quello che abbiamo agito sul patrimonio. Abbiamo soprattutto preferito quello che è l'attività economica principale della città, l'agroalimentare, dove su Loconi abbiamo investito in maniera notevole. Io parlo di 1.350.000 euro di capitale, dove abbiamo investito sull'acquisizione dell'area di Loconi, di alcuni locali, bagni pubblici, ufficio comunale, le strade di Loconia. Le strade di Loconia, vi era un atto del 1989 addirittura del sindaco Paolicelli, il quale con un atto informale aveva acquisito a patrimonio, ma non c'era nessun atto ufficiale. Con il demanio abbiamo concluso ormai il mese scorso l'acquisizione sia delle strade, sia dei giardini, o se vogliamo del boschetto di Loconia, oltre che dei bagni pubblici e degli uffici di Loconia, dove normalmente si fa il seggio elettorale, a patrimonio comunale senza alcun costo per il comune. Il comune ha pagato zero, anche per il trasferimento di proprietà. E questo attraverso sia l'acquisizione al patrimonio di questi locali e sia attraverso di un progetto di ortoconia che abbiamo promosso
di ulteriori 300.000 euro, 290.000 con la precisione, abbiamo acquisito un patrimonio sull'Oconia di 1.350.000 euro. Sull'Oconia abbiamo portato molta attenzione, sull'agroalimentare altrettanto. Abbiamo acquisito anche a patrimonio con la ristrutturazione di Piazza Galoppi un'altra area di promozione dei prodotti tipici locali a costo zero, con un progetto da noi proposto come amministrazione della Sala e realizzato in Piazza Galoppi, assegnato a una società canosina, che ci speriamo voglia sviluppare il turismo e l'agroalimentare a Canosa in un centro che abbiamo completamente rinnovato. Abbiamo anche promosso e sviluppato un'altra attività che riguarda il finanziamento, oltre che Ortoconi all'Oconia, anche quello di Pietragaduta, altri 350.000 euro di investimento su quell'area. Questi sono tutti quanti progetti del GAL Murgiapiù, altri investimenti su Fiere, Sagre, Trieste, promozione dell'olio, promozione della percoca. Anche sull'Oconia, che è stato finanziato sempre dal GAL Murgiapiù, una decina di progetti nell'arco di questi anni, dei quali io sono stato uno dei promotori principali e di cui il sindaco La Salvia ha voluto accordare e soprattutto sostenere. Quindi il sostentamento a quella che è stata l'attività non soltanto agroindustriale, commerciale e agroalimentare, sono stato uno dei primi principi essenziali di questa amministrazione. Ecco, parliamo proprio della città. Siamo prossimi alle amministrative, alle elezioni da sindaco. Ecco, lei si candida? Beh, io mi candido per un fatto puramente morale. Io ho appoggiato Ernesto La Salvia fin dal 2012. Ho fatto buona parte anche del programma elettorale. Ho lavorato insieme quotidianamente per un impegno sociale, ma soprattutto per la crescita culturale ed economica di questo territorio, e quindi non potevo sottrarmi, nonostante la mia, tra virgolette, età. Ho voluto, nei momenti in cui i piani che si stanno presentando oggi, di quelli che sono i candidati, ma quelli che sono, tra virgolette, gli interessi e la crescita del territorio, mi hanno fatto preoccupare. Dice, Quali preoccupare di sono gli cosa? obiettivi? Insomma, Beh, gli siete... obiettivi, io dico che molti, noi abbiamo coniato un detto: la Salvia non ha fatto niente. La Salvia non ha fatto niente, ha fatto grandi cose. Questo è un documento di sintesi. È uno degli aspetti fondamentali, ha pulito la città, soprattutto sul comune non vengono i soliti soggetti che abusano, tra virgolette, di quella che è la disponibilità comunale, ma soprattutto noi abbiamo mirato a una pulizia non soltanto economica, ma soprattutto di favorire quelle che sono le opportunità di sviluppo del territorio e gli interessi della città in maniera prioritaria. Voi avete assistito in uno degli ultimi, diciamo, interventi sul piano strategico del commercio. Piano strategico del commercio, scusatemi, un passaggio importante dove non è che noi dobbiamo favorire i commercianti o i piccoli commercianti, noi dobbiamo favorire prima di tutto la città e i cittadini. I commercianti sono a servizio della città e dei cittadini. Quindi ogni attività è tesa soprattutto a salvaguardare quello che è il servizio nei confronti della città e soprattutto dei cittadini. Il resto viene comandato da quelle che sono le regole del commercio e quelle che sono le regole del mercato a livello nazionale, internazionale e territoriale. Io ho detto in molte occasioni quelle che sono le tipicità e soprattutto la salvaguardia di quello che è il piccolo commerciante, ma soprattutto il negozio di vicinato. Il negozio di vicinato deve specializzarsi. Se non si specializza in quelle che sono le attività prioritarie, ma soprattutto salvaguardando il territorio, le peculiarità, i prodotti tipici locali, non andiamo da nessuna parte. Il piccolo commerciante deve esaltare quelli che sono i prodotti locali. Se si vuole inserire in quello che è il mercato internazionale, non riesce a fare concorrenza a quelli che sono i mercati internazionali. L'ipermercato vende, per fare un esempio tipico, il parmigiano reggiano, ma se il piccolo negoziante vende il parmigiano reggiano, non potrà assolutamente fare concorrenza a questi.
Quindi deve specializzarsi, professionalizzarsi, ma soprattutto esaltare quelle che sono le produzioni locali. Ecco, a Lì c'è una proposito. specificità e una, come posso dire, una specializzazione esaltando il territorio. Ecco, a proposito di questo, visto che è uscito l'argomento, abbiamo ricevuto un messaggio in redazione nella quale si era chiesto un incontro pubblico. Lei eventualmente ci starebbe? Io non ho nessun problema di fare gli incontri pubblici, però ne abbiamo fatti tanti di quegli incontri, ma non è che sono emersi dei suggerimenti, tra virgolette, accettabili. Io sono disponibile al confronto, così come l'ho fatto quotidianamente nei vari 8 incontri che abbiamo fatto presso il SUAP. Sono emerse soltanto 2 circostanze, quelle di dover aprire un mercato presso via Oberdan, quindi si ritorna a quello che è il passato o in altre aree della città, ma quelli che sono i sondaggi che noi abbiamo promosso attraverso il sito del Comune di Canosa, abbiamo chiesto alla città qual è il mercato che preferisci, in quale area, e la città ha scelto Piano San Giovanni. Noi dobbiamo esprimere quella che è la volontà dei cittadini. In quel sondaggio che è ancora in corso, non è mai emersa la richiesta da parte dei cittadini di spostare il mercato in un'altra area. Noi dobbiamo rispondere a questi Va sondaggi. bene, allora grazie e ci Prego. vediamo insomma prossimamente. Va A bene? disposizione. No, grazie a voi, io ci scelgo. Grazie.